pochi minuti perché tutti hanno treni, pranzi e stanchezza, però un piccolo bilancio, ovviamente ringraziamenti. E avete visto che questo sforzo titanico è servito soprattutto per avere quante per più persone possibili fra di noi e dare l'occasione per presentare le vostre ricerche. Ma la speranza naturalmente è che si tratti di un filo che non si rompe alla fine del convegno, ovviamente, no? E quindi cosa abbiamo visto in questi giorni? Il bilancio, almeno mio, è molto positivo. E qui ci sono quelle che io chiamo le colonne, cioè le persone che sono state fin dal primo nostro convegno, anche ai convegni diffusi, insieme a noi hanno visto che questa volta, secondo me, c'è stato veramente uno scambio molto forte di metodologie e anche nell'ambito scientifico più vario, perché qui abbiamo cominciato direi con la filologia e poi con la ricostruzione di opere, e poi col teatro latino, il teatro greco, fino a stamattina abbiamo visto con Menelaos e Nikos, che ringrazio io particolarmente, ci siamo addirittura buttati su quello che poi interessa anche a molti di noi, no? Cioè la parte vera della possibilità. Certo, la trilogia non sappiamo neanche se fosse così, però loro, no, si può tentare, ed è quello anche lo scopo, lo volevo solo ricordare, perché il nostro convegno è nato e anche le nostre pubblicazioni, l'ho detto anche all'inizio, per avere anche dei testi da dare ai registi, alla scuola. Qualche cosa è avvenuto con Albano Laziale, la mia miope e altre cose, come dicevo, non mi ricordo se a tutti, insomma ad alcuni, nel corso di quest'anno dal mio articolo su Crisippo delle mie allieve hanno potuto ricostruire, hanno cercato di ricostruire il Laio addirittura, no? Per dire a Laura che non c'è niente del Laio, però quest'anno le scuole torinesi vedranno un Laio che non so che Laio sarà, perché non c'è niente del Laio, dal Crisippo poi sono partite. Quindi questo vuol dire che tutti i nostri lavori sono anche davvero una forte incentivazione, no? Per avere una certezza filologica che tutti hanno dimostrato qui, ma anche, come dico sempre, a fare, tentare, no? Di fare, scegliere. A me piace anche i filologi o gli storici o gli archeologi che scelgono una via e dicono è così, perché in fondo noi non possiamo a volte dare delle certezze, però possiamo dare delle possibilità a chi vuole avvicinarsi a questo mondo di conoscere appunto anche dei personaggi nuovi, delle storie nuove, non i soliti raccontati dalla scuola. Voi sapete che io credo molto in questo, cioè che noi giochiamo tutto su delle cose che si avvicinano alla nostra società, ma che non siano le stesse che hanno avvicinato la società dell'Ottocento e del Novecento, no? Cioè, perché Antigone ovviamente la collocherei per gli interessi dell'Ottocento e Edipo lo metterei ovviamente nel Novecento. Quindi è anche una scusa, no? per arrivare ad avere un qualcosa che non sia soltanto la riscrittura di storie che ormai da decenni si ripetono, ma che siano delle cose nuove, perché ci sono, cioè il nostro lavoro filologico, letterario e storico dovrebbe tendere, e l'avete dimostrato con le bellissime lezioni, quasi tutte metodologiche, sperimentali, di alcuni allievi, addirittura di alcuni giovani, che bisogna tentare nuove vie, perché il nostro mondo è così bello, così vasto, così ricco, che non può essere racchiuso in poche storie, sempre le stesse. Quindi io spero anche che siate stati bene a Torino, che siate stati in amicizia, perché il centro anche cura questo secondo aspetto dell'umanitas, perché a volte la scienza non coniugata all'umanitas diventa triste. Sapete che per me questo è un punto fondamentale, quindi anche lo stare insieme qui o alle cene, i momenti che abbiamo passato, insomma,
sono belli, sono stati belli, spero per tutti. Questo filo non si interrompa, abbiamo anche una rivista, quindi mandatemi anche a me personalmente, francesco.carparelli@unito.it, i vostri articoli alla redazione, perché la nostra rivista online più ricca è, la possiamo fare anche ricchissima, più bella è, con tutti i vostri contributi. E quindi grazie, thank you, Sarskaristopanapoli. E ora vorrei però chiamare, prima di dare la parola dei saluti a Luca, l'amico Bernard Zimmermann, perché la considero la super colonna del nostro centro, perché è con lui, devo dire la verità, tutti sono cari, però la persona che, seppur lontana, una persona che io stimo immensamente per il suo lavoro decennale sulla commedia, quindi è la mia fonte, però è anche un grandissimo amico, una persona geniale, quindi vorrei che ci dicesse due parole sul nostro centro e sulla sua esperienza. Sì, grazie per queste belle e gentilissime parole, siamo molto contenti di essere da voi. E quando io ho avuto l'idea quasi 10 anni fa, quindi 10 anni fa, fare questo progetto comico sui frammenti comici, non ho pensato che dopo 10 anni c'è un altro centro più grande sul trama, non so la camminia, ma sul trama, e così si vede come facciamo un filologame, usare la parola greca, una filologia internazionale su questa base del teatro. E noi siamo molto contenti a Friburgo di avere questi contatti, in particolare in Italia, anche i collaboratori a Friburgo sono quasi tutti, eccetto uno, italiani, così anche questo è un segno per il valore della filologia italiana, che noi a Friburgo usufruiamo della vostra fonte, così per questo progetto e collaboriamo in più. Un'altra idea, grazie. Grazie. Grazie al professor Carparelli per questa sua considerazione, grazie al professor Zimmermann per essersi unito a noi in questo convegno. A questo tavolo ci sono usualmente 3 sedie, però c'è una quarta qui dietro, quindi chiederei a Giorgia di unirsi a noi, perché insomma merita un applauso. Un posto d'onore assolutamente, che è un posto di grande lavoro dietro le quinte, un lavoro che ho condiviso, che condivido con lei assieme anche agli altri amici che ci hanno aiutato, prima tra tutte Giulia Baccaro, mia collega senese, pisano senese, al dottorato, e che hanno reso possibile l'aspetto pratico organizzativo di questi 4 giorni di convegno, che è stata sicuramente molto soddisfacente, ma vi assicuro anche provante da un punto di vista fisico e intellettuale. Allora vi lascio con 2 riflessioni, ma prima vorrei anche i saluti di Giorgia, perché poi mi si accusa di non lasciarla parlare, invece io pretendo a questo punto un saluto anche da parte sua, e poi chiuderò io con una mia solita butad. Prego. Allora, io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti a tutti voi che avete raggiunto Torino da un po' tutte le parti d'Italia e non solo, dalla Grecia, dalla Spagna. Avete reso questo convegno sicuramente arricchente. Mi scuso se qualche volta avete sentito rumori vari, interferenze, però ovviamente il lavoro dietro da fare è tanto. Speriamo che vi siate insomma trovati bene, siano stati una 4 giorni piacevole, e vi aspettiamo ovviamente al prossimo The Forgotten Theater. Argomento quanto mai spinoso, che affronteremo magari in un'altra sede. Allora, io invece ho il compito di mantenere una promessa che avevo fatto ad alcuni di voi ieri sera a cena, che era quello di annunciare la data e il titolo del convegno senese che chiuderà per quest'anno i nostri appuntamenti. Non vedo il professor Betta, che è il mio tutore, nel senso che non vedo la sua espressione in questo momento.
cui sarebbe stata d'aiuto. La vista d'oggi. La vista, sicuramente sì, perché il titolo è in realtà, insomma, venuto da lei. Il titolo sarà Parenti Serpenti. Nonostante la mia fiera opposizione, insomma, ogni tanto bisogna concedere. Parenti Serpenti sarà una 2 giorni all'inizio di giugno, 4-5 o 5-6, adesso non ricordo precisamente, ma insomma, 4-5, grazie mille. L'approccio sarà sempre quello al teatro frammentario, le varianti mitiche minori, regionali, con un'attenzione però chiaramente antropologica, visto che la scuola senese, di cui mi onoro di essere un allievo, tratta questi argomenti. Nel salutarvi ricordo ancora un piccolo evento di ieri sera su cui ho riflettuto molto, che era una piccola chiacchierata con il professor Zimmerman, in cui al di là dell'argomento, della materia che ci accomuna, abbiamo potuto discutere di quanto sia stato un fatto di orgoglio per le nostre famiglie essere stati i primi a laurearsi. Ed è stata una cosa che mi ha fatto veramente molto riflettere, mi ha fatto pensare anche a una delle grandi difficoltà che si incontrano nell'esperienza di insegnamento della lingua latina a chi è agli inizi, il verbo colo. Non so se avete mai avuto l'occasione di insegnare latino a un ragazzo che inizia lo studio e dovete spiegargli che il verbo colo vuol sia dire abitare, coltivare, venerare, prendersi cura. Lo studente normalmente alza le braccia o dice cose che non posso ripetere a un microfono, specialmente in questo contesto, dice: ma allora è impossibile, tutto vuol dire qualunque cosa, e non ha ancora iniziato il greco, per dirvi. E in realtà questo è proprio il senso. Se dovessi riassumere in una parola ciò che provo alla chiusura di un convegno come questo, sarebbe proprio riassunto da questo verbo, che in realtà ha un senso profondo, e questo penso ne sia la dimostrazione, forse i latini avevano capito tutto, e quindi colo è davvero il verbo che utilizzerei, perché è quello che abbiamo fatto in questi giorni. Abbiamo sia coltivato in scienze d'amicizia, abbiamo abitato la stessa città, che mi spiace abbiamo lasciato poco tempo per visitarla, speriamo in altre occasioni di organizzare delle visite, perché davvero la città le merita. Abbiamo celebrato, perché no, anche i nostri studi, ma soprattutto ci siamo presi cura l'uno dell'altro in amicizia, e questo è quanto di più sincero posso dire, al di là di ogni retorica, che pure ha una parte così importante nel nostro lavoro. Io vi ringrazio tutti e mi auguro davvero di incontrarvi un po' dovunque, in giro per questo mondo che per fortuna si fa sempre più piccolo, almeno da questo punto di vista, e a presto sicuramente, ancora l'anno prossimo, sempre qui. A Torino, grazie a tutti.